punto di vista dei concorrenti per la partita, dicevamo un po' come con Braille, partita aperta fino all'ultimo secondo. Forse un calo del Palermo nel secondo tempo, io mi sono una grande della squadra, una bella cosa, non è inutile negarlo. Il Cosenza che ha fatto addirittura per prendersi la partita, però un calo nel secondo tempo, forse è l'ingresso di Ebolo ha cambiato i suoi piani. No, non sono d'accordo sul calo nel secondo tempo, anzi nel primo tempo siamo andati in vantaggio, ma abbiamo sofferto il loro possesso palla e è venuto poi il gol. È stato un primo tempo comunque equilibrato, nel secondo tempo abbiamo sofferto poco, tranne in quell'occasione appena entrato Embalo dove ha saltato due uomini e ha creato l'occasione da coprire. Il resto Brignoli non è stato impegnato, abbiamo noi cercato e osato di provare a vincere. Non ci siamo riusciti, ma è stato comunque un pareggio giusto, dove nel primo tempo secondo me il Cosenza ha fatto meglio rispetto a noi, nel secondo tempo abbiamo fatto secondo me meglio noi, nei minuti finali addirittura anche in 10 abbiamo provato a vincerla, quindi non ci siamo riusciti, ma va bene così. Cangeni, Cosenza. Allora, pareggio giusto, siamo d'accordo, ma la prestazione come la no, io e poi è contento del pareggio, al di là del fatto che sia giusto? No, io del pareggio non sono mai contento, al di là dell'avversario, e abbiamo affrontato comunque una squadra che sta facendo un ottimo campionato, quindi il pareggio può essere il risultato più giusto, ma secondo me dopo il vantaggio del primo tempo dovevamo sfruttare meglio le ripartenze. Sapevamo che con il loro modulo potevamo andare un po' in difficoltà sul discorso del palleggio, ma sapevamo anche che con questa palla dovevamo sfruttare meglio le ripartenze, perché spesso è capitato che avevamo i due attaccanti contro i due difensori loro e non siamo riusciti nel guizzo, nell'ultimo passaggio, nella ripartenza giusta. Insomma, c'è un po' il rammarico, perché se vai poi sul 2-0 cambia la partita. Nel secondo tempo ho visto comunque la squadra che ha provato a giocare di più, che ha provato a vincerla, forse è calato un po' il Cosenza, perché comunque nel primo tempo aveva mantenuto un ottimo ritmo, ma ripeto, sono soddisfatto comunque della prestazione, possiamo fare meglio, ma è un buon punto. Altre domande? Segreto per lo sport? Misterioso per la posizione di Moreone, che è giunto lì a destra, l'ha inserito come quarto a destra per cercare di frenare l'orazio, la stessa domanda che ho posto a Bragna. Allora, noi ci aspettavamo il Cosenza con un 4-3-3 o con un 5-3-2. Giocando nel modo come ha giocato il Cosenza, con Tutino largo e Maniero centrale, era una sorta di 3-4-2 e dall'altra parte si inseriva mezzala opposta o il quinto, quindi non siamo riusciti ad andarli a pressare come volevamo. E Moreo è un giocatore di sacrificio, un giocatore che ha qualità, un giocatore che può fare quel ruolo in mancanza di Faletti, perché c'è l'infortunio di Faletti. Dato che venivamo da una buona prestazione con il 4-4-2, abbiamo voluto ripetere lo stesso modulo, e si è adattato, perché non è nel suo ruolo, ma in quel ruolo non avevo altri esterni fuorché Lofaso, e l'ho buttato dentro nei 25 minuti finali. Insomma, quindi comunque sono soddisfatto della sua prestazione. Cangeni, 4 movite per espulso, troppa tensione, troppa poca, ma Pescara come si fa? Bisogna riordinare idee e fatiche e cercare di vedere se riusciamo a recuperare i Pirello, i Salvi, i giocatori indisponibili per infortunio. Faletti sicuramente no, vediamo in questi giorni, perché mancandoci Belusci, Rajkovic e Nestorowski c'è da inventarsi qualcosa. Muraschi ha riportato una distorsione alla caviglia e vediamo in questi giorni. Diego, giornale Sicilia. Buonasera, mister. La sensazione che si è avuta dal rigore, che da qualche minuto prima della distorsione Nestorowski sembrava un pochettino nervoso, quasi sentiva forse particolarmente la partita. Poi la seconda domanda, se si è concordo su questa mia opinione, poi come mai la sostituzione di Muscas, almeno sulla carta, sembrava ancora poteva dare qualcosa forse. Allora, sì, di Nestorowski io non mi ero neanche accorto che era già stato ammonito pochi minuti prima nell'occasione con Sciaudone, penso. E stava contestando all'arbitro il discorso della barriera troppo distante, e ha peccato un po' di ingenuità nel simulare l'arbitro e nel contare i passi, quindi ha peccato un po' di ingenuità. E Puskas era già in dubbio, perché è reduce da
il viaggio dalla nazionale, dalla partita fatta due giorni fa, e quindi era già in preventivo che doveva uscire 20 minuti alla fine, perché era un po' stanco. Lopez Rai, lei aveva preventivato, buonasera, aveva preventivato 6 punti, 3 con senza pescare. No, non è stata impostata benissimo la domanda lì. Io dicevo che per vincere il campionato delle 5 partite fuori casa ne dovevamo vincere 2. E loro hanno detto, dato che ce ne avremo 2 fuori casa, le prossime 2 le vinco tutte e 2. No, le vinciamo tutte. No. E magari a fare 6 punti nelle 2 trasferte fuori casa. Noi sappiamo che per vincere il campionato servono ancora 2 vittorie fuori casa e 3 vittorie in casa. E 3 pareggi e ci metto anche dentro una sconfitta per arrivare, secondo noi, alla promozione diretta. Oggi ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ci proveremo a pescare. Grazie. Massimo, mi chiede un'altra domanda per la Sicilia. Riferendo al collega Lopez, questa da pena di marcia, sconfuso ma qualcosa, in previsione della partita dedicata contro il Pescara, comunque viene resettato tutto sempre. No, non cambia nulla, è normale che primi punti si fanno e meno soffri alla fine, quindi la mentalità nostra è quella di provare a vincere anche a Pescara, anche se arriveremo a questa partita con un po' di acciacchi, con un po' di giocatori squalificati, ma l'obiettivo è sempre che nelle prossime 4 partite fuori casa, se vogliamo osare e provare a vincere il campionato direttamente, servono 2 vittorie, poi può essere ne basti una, perché magari in casa su 4 ne vinci tutte e 4. E io parlo a livello di punteggio, poi possono bastare 66 punti, 65, questo dipende da quello che farà il Lecce, il Verona, e il Benevento e Pescara e il Brescia, insomma quelle squadre che stanno lottando. Parlavo a una domanda, quanti punti servono per vincere il campionato, secondo me sicuri servivano 5 vittorie, quindi parliamo di 15 punti, 3 pareggi 18, siamo a 49, giravamo insomma 68, che secondo me è diretta. Poi dipende da quello che fanno le altre, dipende, può essere che bastano anche una vittoria in meno, 2 vittorie in meno, questo dipende dai scontri diretti che ci saranno, che avremo noi, perché noi nelle prossime partite giocheremo con Pescara, Verona e Benevento. Stesse partite ce l'avrà su per giù il Benevento, stesse partite ce l'avrà su per giù il Pescara e il Verona. Quindi tutte hanno partite difficili, perché sono difficili anche quelle che vai a giocare in campi dove lottano per non retrocedere. Chi da qui alla fine avrà più testa, più gambe, vincerà il campionato direttamente. Chiedo silenzio, l'ultima domanda, segreto per lo sport. Sì, a buon mister, che impressione avete avuto di questa presenza di Braglia? Ma è una buona squadra che gioca spensierata, viene da una promozione, quindi c'è l'entusiasmo della promozione. Con quel filotto di 3 vittorie che ha fatto 3-4 domeniche fa, hanno sistemato la classifica, quindi giocano anche non con l'assillo della zona play-out e hanno comunque la speranza di provare ad entrare nelle zone alte della classifica, ma è sempre un qualcosa in più che stanno facendo, e faccio i complimenti al mister e alla squadra che esprime un buon calcio e da giocatori validi. Grazie.